Ragazzi, buon modo dei e bentornati su Poppy Playtime capitolo 3, incredibile, pazzesco e assurdo, oserei dire. Io sto registrando questo episodio subito dopo quell'altro e nello scorso episodio ero un po' triste perché abbiamo finito l'esplorazione dell'orfanotrofio, abbiamo visto Catnap da lontano e va bene così? Va bene così? Ho perso una marea di tempo a trovare la batteria, ho perso un bel po' di tempo a fare l'enigma perché le torrette le avevo posizionate, ma c'era il muro! Non avevo visto che c'era un modo per bloccare il muro. Mannaggia a me, però va bene così. Nel finale, quando ero sconsolato dal fatto che non fosse successo niente di eccitante, arrivo così, boom, all'improvviso Kissy Missy e Poppy, che mi hanno fatto prendere un colpo incredibile. E eravamo rimasti che dovevamo andare con loro. Giustamente Poppy dice: hai bisogno di alcune spiegazioni. Io avrei bisogno di capire perché nel finale del capitolo 2 tu eri cattiva. Perché ci hai fatto questo? Non lo so, lo scopriremo forse in questo capitolo incredibile. Io pensavo dovessimo andare a attivare l'energia Playcare, però a quanto pare dobbiamo seguire Poppy e Kissy Missy in modalità swag, così come ho detto nell'altro video. Incredibile, mi sta piacendo veramente veramente tanto e mi dà l'idea di essere veramente lungo questo capitolo. Direi di partire subito, vai, continua. Boh, sono contento mi faccia ripartire da qui, perché non avevo letto bene i dialoghi di Poppy, perché mi era preso un colpo e mi sono distratto, quindi non l'avevo letto, quindi voglio un attimo rileggere i dialoghi. E non so se riuscirò a registrare un altro episodio dopo, che ne so, quasi ora di pranzo. Non vorrei fare l'errore di mangiare come l'altra volta, che poi Catnap mi ha fatto prendere a colpo, eh. Allora, voglio un attimo risentire assolutamente questa scena incredibile. Noi siamo usciti e qui, in questo punto, Kissy Missy ci fa una agi-wagi attack incredibile. Però voglio leggere che ci dice. Eccoci qua. Tra l'altro qui sembra agi-wagi al buio. No, lasciate andare. Non hanno fatto. This place makes her tense. Perché ci ha parlato a plurale? I'm glad that Ollie. È meritoso, quindi Poppy conosce Ollie, beh, questa cosa l'avevamo detta. Looks like the train crash hurt us both. Ha fatto male a entrambi, ma mi pare a me più che altro. So much. Ah, vuoi dire che Poppy era nel treno pure lei, quando ci parlava? E no, non ha senso. Perché lei ha fatto deragliare il treno, era da un'altra parte per cambiare i binari, no? Non è vera sta cosa, no? Ho detto una cavolata. Mi terrorizzano tutte e due, perché lei secondo me ci potrebbe mangiare in un istante. Poppy si comporta in maniera troppo sus. Io ho bisogno di spiegazioni qua, signorine, eh. Oh, signorino e signorina 2, mi dovete spiegare le cose, eh? Ora lei si metterà in modalità swag, incredibile, aspettare, guarda, guarda come si mette swag. Adesso ci sarà la scenetta dell'ascensore, che abbiamo visto nel trailer. Ok, rapporto tra lei e Ollie va bene. Sono contento di aver letto il dialogo, vabbè, andiamo con loro, forza. Listen, I'm not your enemy. I can't just let you. Ah, ok, vabbè, ci ha chiesto scusa, diciamo. What's happening down here is bigger than all of us. Ok. I need you. Ho bisogno di te. So we can get revenge on those monsters who tortured you. Che ti ha torturato? Tortured us. Chi ci ha torturato? Ok. Didn't act alone. Non agivano da soli? Disciples of the original. Oh. The prototype. Ok. Oh. Provo pena per Kissy Missy, tantissimo. Poppy, sei un po' sus e birbante, eh? Sono discepoli dell'originale, il prototype. Vabbè, prototipo. Ah, ok, tutto ok. L'unica cosa è che io nella mia... Ah, che carino che animazioni diverse. Qui c'è lo stesso simbolo del primo capitolo di inizio gioco, eh. Ok. No, l'unica cosa che volevo dire, sono discepoli del prototype. Quindi il prototype è stato il primo giocattolo. Forse il primo esperimento, semmai. Perché i giocattoli prima li facevano normalmente, poi ha iniziato a fare gli esperimenti. Ok, quindi sono discepoli di lui. E lei ci ha chiesto un po' scusa, nel senso ho fatto questo perché... Ok, perché altrimenti non ce l'avremmo mai fatta senza di te. Vabbè, Poppy, però mi ha fatto quasi morire sul treno, eh. Ok, abbiamo acceso. Oh. If you try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. Ok. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. Okay. You killed Huggy. You killed Mommy. Oh, è confermato? You freed me. Okay. You are perfect for this. Quindi Huggy morto, confermato. Catnap sta. It's the final obstacle the prototype has placed against us. Okay. You can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Ipotizzo che quindi lei faccia parte del gruppo dei sopravvissuti insieme a Kissy Missy. Ok, quindi dobbiamo ammazzare Prototype come missione finale. Non dobbiamo scappare perché... Ah, tutte ne va, ve ne andate? Mi lasciate qui? Ok, loro tornano là sopra.
e Holly ci chiama. Va bene, ok. Che puntualità che c'ho Holly, ragazzi. Hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now. Sì, più o meno. And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. Immagino. We need to restore power to the gas production zone. Sì, ok. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Vabbè, Holly, vabbè, però... Cioè, un genio sto ragazzino. Cioè, sa tutto. Ok, mi sono contento che Poppy ci abbia spiegato più o meno la situazione. Dobbiamo quindi eliminare Prototep. Se proviamo a scappare ci ucciderà malissimo il Prototep. Quindi dobbiamo per forza ammazzarlo. Non possiamo scappare. In fondo la nostra missione era salvare tutti, quindi ha senso. E dovremmo anche eliminare Catnap in qualche modo, perché è l'ultimo ostacolo prima di arrivare al Prototep. Quindi, infatti nel trailer si diceva che Catnap era il suo discepolo, no? Come se lo vedesse come una divinità. Ok, quindi questo è il cavo. Ok, questo è il cavo. Dobbiamo attaccarlo sotto la statua? Ma sotto la statua qui sotto? Devo tornare qui sotto? Ma sto filo è così lungo? Poi ha anche detto Catnap sta arrivando. Io l'ho sentito. Ecco qua. Sì. Oh no. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. Ok. We're already halfway done. Sì, è vero, 50. But where to go next? Everywhere is pretty dangerous. Perfetto, che bella, ragazzi, questa cosa. Yuck. Quella casetta per bambini. Your best bet is probably the school. La scuola. Catnap usually leaves that place alone. Sending you the key now. Scusami, qual è la casa dei bambini che lui ha fatto bleh? Casetta per i bambini. Non promette bene. Dobbiamo raccogliere un'altra energia da un altro edificio. E lui ci ha mandato la chiave. Della scuola, che è uno infatti degli edifici qua, vedete? Perché chissà perché casetta per i bambini ha fatto bleh? Vabbè. Scusami, Catnap nel trailer dicevano che tutto Playcare era il suo playground, no? Dove va a caccia. E la scuola la lascia perdere, che c'ha voglia di studiare forse Catnap. Era un bambino che non gli piaceva studiare, infatti Catnap non gli piace studiare, ha tutto senso, lore incredibile. Skulky, vabbè, andava a scuola, ok. Qui dentro non c'entriamo, questo mi sembra un postaccio incredibile, questo circo incredibile. No, il circo mi sa del brutto, non è che lì dentro che c'è sta quella scatola che fa esce fuori come un pupazzo. Quindi abbiamo il circo, ancora non ci siamo andati, poi c'è tipo quello che assomiglia al municipio, non ci siamo ancora andati, siamo andati solamente, neanche il Toy Story, siamo andati solamente all'orfanotrofio. E noi dobbiamo andare a scuola. E poi però lì c'era disegnato pure questa casetta. Vabbè, boh, un sus. Cioè io pensavo ci fosse una chiave a 5 pezzi, come al solito, li metti insieme qua. Invece pensavo qua, o la chiave, pensavo divisa in tutti i luoghi, oppure sai, no, come dice lui, prendi l'energia da tutti e 5 gli edifici, li metti qua, metti l'energia di 5 edifici qua dentro e si attiva tutto, no? E invece, per adesso stiamo andando solo nel secondo edificio. Ad esempio laggiù non ce lo possiamo andare. E non abbiamo la chiave, mi sa. Perché poi lui ha le chiavi, scusami, dove l'ha prese? Vabbè, proviamo a fare la prova se si apre questa pure. Il circo è chiuso. Boh, vediamo un po' questa si apre. Pure questa è chiusa. Vabbè, provavo. Volevo provare un po' di esplorazione. Qui c'è la piscina. Con l'acqua finta. Vabbè, andiamo a scuola, forza. Ai ai ai. Mi ha fatto strano la frase. Vabbè, oddio, in realtà potrebbe aver senso il fatto che Catnap non venga a scuola, perché forse, non lo so. Ipotizzando che anche Catnap è stato un esperimento, quindi prima era un bambino. Forse lui non gli piaceva studiare. Può essere che gli è rimasta qualcosa del bambino, no? Se il bambino non gli piaceva studiare, forse quando a scuola Catnap automaticamente, se hanno fatto esperimenti, no? Avrebbe senso come cosa, dico, nell'ottica di Poppy. Non posso raccogliere niente. Eccoci qua, qui ovviamente ci stanno sempre le lettere. Andiamo, forza. Scuola. Che bel posto, eh? Qui c'è sempre sto coso che non l'abbiamo mai visto. Qui c'è il Bron e il gatto caramelle. Ok, caricamento. In realtà non mi sono neanche messo a leggere tanto i fogli. Leggere è divertente. Amici per la pelle. Nell'altro episodio avevamo visto la luna, no? Mi pare gli unici cartelloni interessanti che avevamo trovato fino adesso erano, se non sbaglio, quello dello spazio, che ho fatto la battuta che il prossimo capitolo era lo spazio, e quello nel primo episodio dove c'era Luna Park, che è pure lì abbastanza sus. Per adesso Catnap, un fiore Daisy.
School rules, regole della scuola. Questa chi è? Mai vista questa? Porta attenzione, fai i tuoi compiti, gioca leale, rispetta le autorità, ok? Rimani seduto, vabbè, fino alla scuola, fin quando la campanella non suona. Lei chi è? Chi sei tu? È un insegnante? Però mai vista lei, eh? Vabbè, però avrebbe senso che ci stavano anche persone umane qui dentro, no? C'erano gli scienziati, c'erano i giocattoli, vabbè, sarà un insegnante dei bambini, in fondo, no? Penso, no? O magari lei potrebbe essere tipo quella della voce che abbiamo sentito nel capitolo 2, che ci introduceva ai giochi, eh? Potrebbe essere, interessante. Ok, che bel posto. Ok, make this quick! Turn on the generator, leave, and plug the school's power cord into the center. Non credo di riuscire a contattare quella della cupola. Ma guarda che coincidenza, sus. Oh no. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. È una risata non felice. Quindi, Holly quando intendeva che dire che non siamo soli è perché c'è qualcun altro. No, sto pensando a una cosa, non penso però di averci indovinato. Se non ricordo male, nel trailer si vedeva una cosa brutta. Quella cosa in ombra che faceva tipo i fantasmini di Super Mario. Ve la ricordate? Ecco, mi è appena venuto un brividino sulla schiena. Sembrava proprio la scuola. Quindi c'è qui che c'è quell'affare che sembrava una farfalla, sembrava. Quindi abbiamo una brutta cosa qui in giro. A parte queste registrazioni veramente creepy, vabbè, di quando i ragazzini venivano a scuola. Mi piace che Ollie ha detto non ti posso aiutare, eh? Va bene. Ai 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 ragazzi miei, mamma mia che brutto posto. Vabbè, io ho un po' paura, eh. Vabbè, però quella faccetta è un po' minacciosa. Ok, per dire Holly fa in fretta. Cioè non sta parlando di Catnap, eh. Quindi è quello che mi preoccupa un po'. Ai ai ai. Ho un po' paura. Oddio, mi sono perso, scusate. Sono venuto da qui, vero? Vero? Che io vado in queste stanze pensando di trovare qualcosa. Non trovo niente. Ah no, invece ho trovato una batteria. GG per me. Mamma mia, era l'ombra quella, vabbè. Poggiamola un attimo qua. Questa è chiusa. E qui è tutto abbandonato. Tutto distrutto. Vediamo la batteria. Tutto a posto qua? Sento rumori strani. Ok. Oh mamma mia, due batterie di nuovo. Ok. E questa come la prendo? Non ci sono porte. Ragazzi, mi è preso un infarto. E che è successo, scusami? Chi è posta porta? Che cosa è successo? Qui manca una batteria, non ho attivato niente. Che è successo? Questa è ancora chiusa. Cioè, c'è stato un blackout. Che è successo? Io mi sono avvicinato qui. Ho saltato una lampadina. Non posso andare oltre qua, vedi? Mamma mia, però, le sedie per terra. Mi sono... Questa cavolo di sedia mi ha fatto fare un 360 all'improvviso. Mi sono preso un infarto. Che cavolo. Queste sedie maledette. Ok. Ah, ma c'era sto buco qui. Ah, dovevo andare qui sotto. Oh, no. Non avevo visto il buchetto qua sotto, no. Tutto per non prendere quell'affare, eh. Potevamo prenderla benissimo in qualche modo sus. Mamma mia, ragazzi. Wait, I recognize you. Mamma che ansia, yes, ragazzi. I remember. You used to work here. Tu lavoravi qui. How are you? Alive. Non sono registrazioni. Oh.
Barb says you're looking for your coworkers. Barb? Chi è Barb? Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Ma quindi è un'umana? È un'umana che ci sta parlando? E ci sta dicendo di andare via. Però ha nominato anche Catnap, eh? Pensavo fossero delle registrazioni. Sì, però io devo fare delle cose sus qui. Devo prendere questa batteria maledetta che non posso prendere in nessun modo. Ok, questa l'ho vista. Che cavolo. Ok, scritta illegibile. Abbiamo trovato la videocassetta gialla. Ce ne siamo perse una. Già mi dà un fastidio che ci siamo persi la videocassettina verde. Non mi ricordo. Era verde, non mi ricordo, nell'altro episodio. Sicuramente, ragazzi, non si può dire che non sto esplorando bene, perché sto veramente guardando dappertutto qua. Nota 3. No, ti prego, non me lo dire. Non mi dire che le note si prendevano prendendole con la manina e non premendo E. No, ti prego, non me lo dire. Ma pure negli altri capitoli era così. Quindi il motivo per il quale io dal primo episodio sto dicendo che troviamo solo videocassette e non fogli è perché i fogli si prendono con la manina e le videocassette con E, premendo il tasto E. No, ti prego, no. Veramente, a parte non si legge niente qui. No, quindi mi sono perso tutti i fogli. Perché pensavo si prendessero E come le cassette, cavolo. Niente cibo per giorni, litigavamo per avere quel che era rimasto. Diventavano furibondi. Mi giudicavano, bloccarono la porta della cucina con i loro corpi. Credo che mi scelsero come prima vittima. Vabbè, ok. Vabbè. Ragazzi, mi dispiace, non ci ho proprio pensato a sta cosa. Evidentemente non ci ho pensato. Questo era aperto prima. Non so, mi sto un po' rimbecillendo, ragazzi. Forse l'avevo visto sto coso. Perché non ci sono andato? Boh, vabbè. Ah, qui? Ah, ok. Perfetto. No, ma mi dispiace per il foglio. Anche mo' ho trovato pure la strada andavanti. E infatti il foglio era messo sopra la direzione giusta. Va bene, ok. Quindi in realtà i fogli ci sono, ma sono io che non li ho visti fino a mo'. Mi state a far capire questo? Possiamo andare avanti, però. Qui dove andiamo? Di sotto. Vabbè, andiamo avanti. No, non ci posso credere. Vabbè, forse solamente nella scuola ci stanno i fogli, perché non li ho visti i fogli. Ecco la batteria. Bene. Vabbè, non vi ho tagliato tanto, ragazzi. Ho esplorato un po' qua, ma tanto non ho trovato niente, quindi figurate. Ah, proprio qui. Ah, ma proprio. Ah, perché qui non c'era. Ecco perché non l'avevo visto prima. Vabbè. Ok. Adesso possiamo. Ok, prendere energia. Immagino possiamo aprire il coso qui. Questo coso qui. Eccoci qua. Bene. Qui immagino possiamo sentire la cassetta perché l'avevamo visto prima, quindi. Ok, vai, l'abbiamo letta, no? Testo illeggibile, perfetto. Ma dimmi te che si prendono. Vabbè, ce la perde, ma. Che è quella affare? Where are the kids? Dove sono i bambini? Please. Ti prego, dove where sono? Where are the children? Are they in the same place as the employees? No. Vabbè. Are the children safe? Yes. Yes. Oh. Can I see them? Riesci a vederli? No. Mi piace parlare a sta persona. And that was it. That's all he told me. Probably because he knew I'd kill them all. Sapeva che li ho uccisi. Va bene. Ok, imposto da matti come al solito, ma domanda, la tipa della registrazione era la stessa che ci sta parlando, Miss, come si chiama? Forse? E poi chi è Barb, scusate? Vedo sempre le porte in faccia. Chi è Barb? E poi sta tipa della voce sapeva di Catnap, di tutto, io pensavo fosse una persona che era all'oscuro di tutto, invece. Ok, ci serve un'altra batteria. Questo è, questo l'ho visto. Ok, leggiamo subito. Nota 4. Mi sono perso le prime due. Vabbè, amen. Le rivedremo nell'episodio extra. Il vuoto in me brama il cibo. Non riesco a pensare ad altro che alla fame. Non ho più quasi la forza di alzarmi dal pavimento. Barb mi parla. Ma chi è Barb?
mi dà la forza. Barba e parla. È lo stesso che diceva tipo prima. Quindi l'ha scritta lei? Boh. Ho scoperto che se sto immobile, completamente immobile, scritto in caps, in tutti pensano che sia morta. Ok. Barbe dice che devo mangiare e che gli altri insegnanti non mi vedranno mai arrivare. Qualsiasi cosa pur di fermare questo gemito. Ok. Frasi veramente inquietanti, per non dire qualche altra cosa. Le avrà scritte questa tipa che ci scrive? Che ci sta parlando in maniera un po' sus? Tocca andare qua. Tocca salire. Ok. Va bene, l'avrà scritta sta matta. Chiunque sia. Dobbiamo trovare batteria e energia per la porta, eh? Mamma mia. Che sono proprio le cose infami. Io ora non ci voglio andare lì, però voglio andare avanti io. Ecco, andiamo avanti, eh. Allora, non va bene questa cosa, vero ragazzi? Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Ma chi è questa, scusa? Abbiamo giocattoli terrificanti. Bambini diventati giocattoli, adulti diventati giocattoli, orfani, Poppy e Kissimissi, gente random. E quindi questa è una scienziati, quindi questa è un'umana che è impazzita, giusto? È un'umana impazzita in una scuola. Ah, vuoi dire quando dice l'abbiamo lasciata da sola? È perché magari gli scienziati se ne sono andati e hanno lasciata qui questa qui, che badava i bambini, può essere, no? Giusto? Potrebbe essere la soluzione giusta. L'hanno lasciata qui e questa si è un po' arrabbiata, la signorina. Perché dice, perché mi avete lasciato qui? Può essere una soluzione. Però ci serve la batteria ancora. Quindi potrebbe essere una soluzione. Però adesso sono curioso, vorrei andare avanti qua. Oh, bene così. Ci ha pure detto che sta arrivando, eh? Io ve lo dico. Non promette niente di buono. Mannaggia. E qui c'è un cartellone. Questa è la stessa tipa che stava all'entrata, eh? Quella che dovrebbe essere l'insegnante. Qui c'è una nota. Poi abbiamo questa, eh? Nota 5. Mi dispiace così tanto. Dovevo mangiare. Dovevo sopravvivere. Ho mangiato. Questa si è mangiata i ragazzini. Quindi è tipo un cavernicolo. Cioè mi devo immaginare. Quindi questa tipa, quindi tu sei lei, quindi questa è un'incaricatura di lei, forse? O forse quando era normale era così, non lo so. Quindi tipo nei classici film apocalittici con gli zombie, questa è rimasta da sola con i bambini e se li è mangiati. Anche se non capisco come facesse a sapere di Catnap e di e Barb. Non lo so, io mi sta salendo veramente i brividi sulla schiena. Va bene, andiamo avanti. Quindi questa ci vuole mangiare. Quello è il generatore. Ai ai ai. Sì, è lei, vedi. Cerca me le mie sorelle, non c'è niente. Come mie sorelle? Più di una? No, fra... No, 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 eh. Ne basta una. Mamma mia. For comparison, the Earth around the equator is almost 25,000 miles. Cioè Miss Delight, quindi è la stessa che ci parla. Quindi questo è il suo cartellone, quindi lei era la maestra. Ed è la stessa immagine di quella all'entrata, quando diceva le regole della scuola. Quindi è una umatta che è diventata cannibale. The smallest bone in your body is the states in your ear. Still, damage it and you risk losing your hearing. Ok, io ho molta paura, dove andrò a parare. Want to learn more about human organs? Pay close attention in class. Cerca me le mie sorelle. Ma perché sorelle? Sorelle nel senso altre umani? Poi ero curioso, però mannaggia, adesso volevo andare a vedere che c'era dall'altra parte, non ci possiamo più andare. Vabbè, amen. Ragazzi, che brutta esperienza. Quindi mi devo aspettare un cavernè salvataggio, guarda caso, eh. Buongiorno, sono un bravo ragazzo, sono un bravo studente. Qui si può andare? Devo collegare i fili? No. Ah, è una Tesla questa? Ah, ok, quindi così?
Io me ne andrei alla velocità della luce, di qualsiasi cosa a cazzo sia, io me ne andrei. Non ti aspetterò. Alzati. No, 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 Bono, me devo ripigliare un attimo, aspetta, Bono. Ma chi è sta matta? Ma non è umana. O è umana? Gli mancava metà faccia. Madonna. Quindi io pensavo fosse umana, invece è un giocattolo pure lei, mi sa. Quindi è il primo giocattolo umano tipo Poppy, perché Poppy è tipo umana. Lei pure. Ma poi avete visto com'è entrata? Le sembrava quello di The Walking Dead. Con la, che cavolo, una mazza chiodata, ha spaccato la porta, boom, sul generatore. Quindi è confermato che lei è quell'affare che abbiamo visto nel trailer al buio, che si muoveva come un fantasma. No, ti prego. E questa come... a parte che è velocissima, perché io gli stavo tipo 10 km avanti e mi ha preso. Quindi la devo guardare, lei si ferma? Cioè, il contrario del Caterpillar del capitolo 2. No, vabbè, ma è orribile. Miss Delight, come te chiami? Capire, questa sei mai... Ah, ma non ho preso la cosa. Ah, devo riattivare. È un evento proprio. Lei arriva come una matta da là. Allora, vabbè, però la musichetta pure violenta ce la potevamo risparmiare. Allora, secondo tentativo. Allora, cerchiamo di... Allora, sta matta arriva così. Prendo la... Quindi se io non la vedo, corre. Quindi devo camminare sempre così. No. No, vabbè, ma è terribile, ragazzi. Sì, se la guardo... Oh, buona, eh? Tesoro. Tesoro. Oh, buona, eh? Così? Mazza quanto corri. Ma devo far contrario? Buona. Oh, buona, eh? Buona. Mi sa che ci ha ammazzati. Siamo morti. Tesoro, sei molto... Mamma quanto è brutta! È mostruosa. Ah, ma la possiamo vedere infinitamente, non ci attacca? C'ha una mazza. Mamma mia, guarda come ci guarda. Guarda l'occhio qua. Quindi lei non si può muovere, posso girargli alle spalle? Ma guardala. Allora, io dovrei andare qua, Gioia. Posso andare? Sono morto. No. Cioè, ci dà una... una mazzata in testa. L'innovazione è la chiave. La frase di prima era più interessante, quella del non ti aspetterò, vabbè. No, vabbè, ma me lo devo rifare da capo ogni volta. E quante volte c'è moro qua? La prima parte è ok, quindi la batteria era ok. Dobbiamo andare in quella porta, secondo me. Oh, io ragazzi miei, mamma mia, sarà lunga qua, eh. Sarà lunga. Mi sa qua ci moriremo parecchie volte, eh. Contro... questo è il primo vero boss. Non ho preso la... Andiamo un po' più svelti perché... Oh. Buona! Devi sta buona, eh! Buona la... Oh, sei rimasta bloccata! Ah, godo! Mamma mia quanto sto godendo! Godo! Godo tantissimo! No? Non è rimasta bloccata per niente! Allora, buona, devi sta buona, signor. Sì. Devi sta tranquilla. Non riesco ad andare. Sì, vabbè, ma è possibile. Non ce la farò mai in tempo. Cioè io devo prendere l'energia e portarla qua. E come faccio con questa manta? Vabbè, siamo morti. No, non li puoi passare vicino. A meno che devo essere veloce e basta.
Mazza quanto piotta. Ma è impossibile perché... Aspetta, ho capito. Io devo capire dov'è la porta. Ecco qua. Via, 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 via. La vedo, ok. E mo? Come faccio a fregarla? Aspetta un po'. Mannaggia, l'avevo fatta, cavolo! Mi ero fatto una giocata incredibile in quella stanza. Mannaggia la miseria. Facciamo un ultimo try.
fermo. Che... Vabbè, ma è possibile. Cioè, senza un checkpoint, ma come fai? Cioè, senza un checkpoint è qualcosa di allucinante. No, vabbè, ragazzi. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare, ragazzi. È troppo lunga la cosa. È figo quello che vi pare, ma è troppo lungo. Senza neanche un checkpoint. Cioè, pure alla stanza delle batterie. Lì che devo fare? Non ce la... Basta, ragazzi, non ce la posso fare. Può bastare così per questo episodio incredibile. Siamo oltre l'ora e un quarto, 20. Ho perso il conto. Non ce la posso fare. Proveremo a sconfiggerla la prossima volta, ma la vedo veramente difficile. Non so se questa sia la cosa più difficile di tutto il capitolo 3, ma in assoluto è potente. Però è troppo. Magari c'è qualche trucco per farla meglio, c'è qualche modo per incastrarla. Mi sta dando la stessa sensazione degli Yagiwaki nel secondo capitolo. Se durasse di meno, ma fosse ta-ta-ta-ta-ta, sarebbe meglio. Che questi corridoi lunghi... Io avrei messo un checkpoint in quella stanza, qualsiasi cosa delle batterie sia. Speriamo nella prossima puntata di riuscire a sconfiggerla. Taglierò parecchio, probabilmente, cioè morirò parecchio, ve lo dico. Peggio degli Yagiwaki questo, quindi... Vedremo, che il caso sia con voi e ci vediamo alla prossima puntata.